Ciao a tutti ragazzi, io sono Davide, benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi andremo a parlare di filtri e soprattutto di RPM filter. Dalla lunghezza di questo video lo suddividerò in due puntate, quindi nella prima puntata andremo un po' a spiegare meglio che cosa sono questi filtri e andremo a introdurre il concetto di RPM filter. Nella seconda puntata, che pubblicherò successivamente, invece andremo a vedere come flashare l'ultima versione del firmware BLL32 sui nostri ESC, come andare a configurare RPM filter nella versione 4.1 di Betaflight e soprattutto ragazzi a come ottimizzarlo. Prima di parlare di RPM filter faccio una piccola introduzione su che cosa sono questi filtri di Betaflight. Ebbene, mi piace spiegarla così. Come tutti quanti voi sapete, ogni flight controller ha il suo giroscopio, che per semplicità indicherò come giro. Il giro insieme alla CPU del nostro flight controller vanno a costituire quel binomio fondamentale che rappresenta il cervello vero e proprio del nostro drone. Quindi grazie al giro riusciamo a percepire il nostro assetto nello spazio e tutti quanti questi dati vengono inoltrati al nostro processore, che attraverso al PID controller e ad alcune delle funzionalità di Betaflight che in quel momento abbiamo attivato vanno a regolare in modo armonico i vari motori e quindi ottimizzare il volo in base agli input che stiamo mandando noi piloti attraverso la nostra radio. Ecco, a me piace pensare a questo binomio giroscopio più CPU come ad un direttore d'orchestra e i motori come l'orchestra e quindi tutti gli strumenti che il giro e quindi il direttore di orchestra deve governare. Ebbene, allora, che cosa sono questi filtri? Immaginate di stare al teatro e quindi di stare ad assistere all'orchestra all'opera e immaginate che tra il direttore d'orchestra e la sua orchestra ci sia una folla impazzita di gente che urla dai, forza! Ovviamente il direttore di orchestra ha una certa difficoltà a seguire i vari strumenti, a governarli, a comandarli, perché ovviamente non sente bene il suono di ognuno di questi strumenti. Ecco, adesso immaginate che sta folla impazzita che fa casino e che si trova tra il direttore di orchestra e la sua orchestra altro non sono che le innumerevoli vibrazioni e il tanto rumore che il nostro frame, le nostre build fanno quando volano. Quindi ci sono varie risonanze del frame che vibra, dell'antenna che si muove, del flight controller che non è assicurato magari bene sul nostro frame. Tutto questo insieme di fattori dobbiamo immaginarcelo come un qualcosa che fa rumore e disturba il lavoro del nostro binomio giroscopio più CPU e quindi il nostro direttore d'orchestra. Eccolo lì che entrano in gioco i filtri. Ogni filtro ha lo scopo di eliminare e quindi silenziare un determinato rumore scatenato dalla folla. Quindi, entrando in azione questi filtri, piano piano eliminano uno ad uno i vari rumori della folla e il direttore di orchestra è in grado di sentire benissimo i suoi strumenti e a governarli perfettamente. Ed eccolo lì che il quad vola, che è una bellezza. Non vi preoccupate, perché in futuro andrò a effettuare un video che va a spiegare anche meglio che cosa fa ognuno di questi filtri. Quindi mi raccomando, attivate la campanellina qui sotto per restare sempre aggiornati. Adesso che sapete bene o male che cosa sono questi filtri, che cosa è l'RPM filter? Nelle versioni passate di Betaflight avevamo una feature, una funzionalità che ci aiutava a pulire il suono che arrivava al nostro giroscopio, ed è il dynamic filter, che ancora ad oggi funziona e ha comunque il suo scopo. Solo che cosa succede? Che il dynamic filter è in grado di coprire solamente un certo spettro di rumori e di suoni di tutti e quattro i nostri motori e quindi ragionava da un certo valore di partenza di frequenza fino a un picco, che è il picco magari del nostro motore più rumoroso, e quindi agiva su questo spettro di suoni qui. Quindi va bene, perfetto, ci aiuta,
ma non è precisissimo proprio come l'RPM filter. Perché che cosa fa questo RPM filter? RPM filter non è una parolaccia di Betaflight, ma è una nuova funzionalità che è stata introdotta con la versione 4.0 di Betaflight. Quindi, flashando la vostra ultima versione, vi ritrovate la possibilità di utilizzare questa funzionalità. Ebbene, l'RPM filter, grazie al bidirectional D-Shot, che è una nuova funzionalità supportata da tutti gli ESC BLL32, ed è possibile utilizzarla anche su ESC BLLS con il supporto di JESC. Ci sono tanti tutorial in merito, io preferisco non approfondirlo perché per me il target, il futuro ovviamente è BLL32, quindi in questo video tratterò solamente BLL32. Quindi il flight controller, grazie al bidirectional D-Shot, è in grado di inizializzare una comunicazione bidirezionale con gli ESC. Quindi che cosa vuol dire? Che il flight controller non solo è in grado di spedire degli input ai nostri motori mediante l'ESC, ma è in grado pure di ricevere il segnale indietro e quindi di ascoltare, di recepire quello che effettivamente sta succedendo in ogni singolo motore. E questa cosa è una figata pazzesca. Perché? Perché così facendo l'RPM filter è in grado di agire singolarmente su ogni rumore, quindi su ogni frequenza prodotta da ogni singolo motore, quindi è molto ma molto più preciso. Quindi non lavora più su un'ampia gamma di frequenze comune a tutti i motori, ma interviene sul rumore prodotto di ogni singolo motore. L'RPM filter lavora principalmente su 12 notch filters. Non vi spiego che sono i notch filters perché li andiamo a vedere in un video dedicato, e copre 3 armoniche di frequenze, quindi arriva fino a un totale di 36 notch filter. Le armoniche ce le possiamo immaginare come una sorta di eco che ogni frequenza produce. Quando effettuo un particolare rumore, questo appartiene ai 12 filtri principali. Quando questo rumore produce una sua armonia, quindi un suo eco, un suo riflesso, eccolo lì che si moltiplicano i disturbi. Quindi l'RPM filter copre fino a 3 moltiplicatori di questi disturbi qua. Quindi se ci immaginiamo il rumore come una sorta di eco, ti copre fino a 3 volte il rimbalzo di questo suono qui, che è una cosa anche un po' esagerata. Poi quando andiamo a vedere l'ottimizzazione dell'RPM filter, vediamo qual è il valore consigliato. Detto questo, potete immaginare qual è la reale potenza di questa funzionalità implementata da Betaflight. È una cosa fantastica, ragazzi, perché sebbene chi ha un quad con una build pulita, motori puliti, tutto perfetto, tutto quanto liscio, non ne beneficia, perché vuol dire, tornando all'esempio del direttore d'orchestra e dell'orchestra, che tra il direttore d'orchestra e l'orchestra non c'è sta niente, perché c'è una build talmente pulita che il rumore è minimo e quindi il direttore d'orchestra può tranquillamente lavorare e governare il suono. Però in quelle build magari più massacrate, dove c'è un sacco di rumore elettrico, ci sono delle risonanze, i motori sono un po' malandati, quindi vibrano, eccolo lì che l'RPM filter è in grado di effettuare un lavoro eccezionale, perché va lì e dinamicamente riesce ad adattarsi ad ogni rumore che nel momento del volo riceve. E quindi grazie a questo dinamismo introdotto il nostro quad vola, che è una bellezza. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividetelo in giro per supportarmi, mettetemi un like, commentate e soprattutto attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei contenuti. Statemi bene, ragazzi, e continuiamo insieme questo percorso di approfondimento su Betaflight. Dai, yeah! Fire.